Ieri e oggi abbiamo fatto due incontri, ieri uno di preparazione in cui l'amministrazione ha fatto una proposta di uso del campo Bressan, San Vigilio, Adriese, Bocar che purtroppo non può essere presente oggi alle 16 perché aveva dei problemi di lavoro, hanno tutti quanti dato una mano per trovare la soluzione che è stata trovata oggi. E tutte e tre le società hanno fatto dei piccoli sacrifici, un piccolo passo indietro, pur di dare la possibilità ai bambini di area di allenarsi ad area. I progetti calcistici hanno quindi la possibilità, quello della giovanile che ritorna, e noi siamo non felici di più, di Adriese insieme a San Vigilio, e allo stesso tempo di Bocca che porta i bambini che hanno insomma di area all'interno della struttura. È chiaramente l'inizio di un cammino in cui l'amministrazione si impegna entro pochi mesi a fare quel bando che darà poi la gestione dell'impianto, che è la cosa insomma più importante per capire anche il futuro del calcio adriese e soprattutto dei settori giovanili e del settore giovanile. È chiaro che poi dopo, una volta che verrà fatto un bando nei tempi più brevi possibili, assolutamente, ci sarà poi una chiarezza proprio per le società, per le famiglie e per i bambini. Questo lavoro per il bene delle famiglie e soprattutto dei bambini è stato svolto insieme dal Comune e alle tre società che anch'io ringrazio per essersi messi a disposizione per collaborare portando avanti come Comune una proposta e altrettanto valutando le società e portando le loro valutazioni in modo tale da combaciare orari e spazi. E ovviamente il tutto, ripeto, per il bene delle famiglie che devono sapere già fin da adesso dove andranno a giocare i loro bambini, essendo un calendario sportivo che inizia a settembre, non come quello solare a gennaio, e che quindi siamo in tempi strettissimi per iniziare e definire gli ultimi allenamenti prima delle partite e poi partire con tutta l'attività di questi mesi. Allora, innanzitutto ringrazio l'amministrazione perché è stata determinante nella mediazione dell'affidamento della struttura bressana. Ringrazio da parte nostra come Adriese assolutamente la San Virgilio perché l'obiettivo dell'Adriese era quello di poter ripartire col proprio settore giovanile e di poter ripartire in area. Dunque, noi potremo gestire tutte le nostre squadre in Adria, tra il Bressan e una squadra della categoria allievi che si allenerà al Bettinazzi. E dunque è questa è una grossa soddisfazione. Poi per il resto non c'è stata mai preclusione con nessuno per quanto riguardano i settori giovanili, dunque anche il Bocar che da anni fa settore giovanile egregiamente potrà avere il suo spazio per quello che è stato concordato grazie alla disponibilità della San Virgilio e dunque penso che siamo riusciti a trovare almeno per quest'anno la quadra giusta. E noi come San Virgilio siamo molto contenti perché nel DNA della nostra società il sacrificio, l'umiltà e l'impegno, per cui precludiamo niente a nessuno, le porte sono sempre state aperte a tutti. Abbiamo anche tentato varie collaborazioni nel corso degli anni, eccetera, eccetera. Siamo contenti di dare una mano a chi ha bisogno di strutture perché ha delle difficoltà, come abbiamo fatto negli anni precedenti. Apriamo le porte, i bambini stanno benissimo nel nostro impianto perché ne abbiamo tanti, lavoriamo bene, non saremo i più bravi, non abbiamo neanche la presunzione di esserlo, continuiamo a lavorare così. E poi nel futuro vediamo.